Buon pomeriggio, gioia, buon pomeriggio. Sono appena uscita dalla doccia, mi sono fatta il trucchettino sull'azzurro, guardate quanto è bello. Poi vi faccio vedere tutto. Ora ci si beve un caffeino insieme, un caffettino che tanto non si beve insieme e si chiacchiera un pochino di più e di meno, d'accordo ragazze? Madonna, quant'è che non facevo un video di chiacchierie? E allora proprio stamattina oggi mandava proprio il tempo non m'assiste, ma tanto c'ho lo spot di luce bianca sulla faccia, quindi poi oggi mi sono messa lì, voglio lavorare sul blog, sto facendo un nuovo blog, quindi se vi va di iscrivervi è su Google, poi vi lascio il link nell'info box così vi iscrivete un pochino. Allora ragazze, stamattina sono andata a fare la spesa con Lallo in moto, siamo andati, Madonna che bello, mandava proprio, e oggi mi ha fatto una sorpresa, mi ha detto, dice, ti va domani di fare un salto a Città della Pieve, si va a fare una girata, mi farebbe veramente voglia, io proprio guarda, tanto tanto, mi andrebbe proprio di fare un bel giro in moto, e insomma, sta un pochino da soli e lui, ragazze. Allora, stamattina siamo andati a fare la spesa, ci avevo da comprare un po' di cosine per la casa e poi nulla, ci avevo da prendere lo shampoo per portarmelo là a Castellazzara, il balsamo, sempre ho preso quello quello viola che uso sempre io, ora non mi viene il Siamo. nome, lo vedete che bischera che sono, non mi viene, della sin... Sì. Oi oi, vabbè, via, mi viene quello lì, insomma, io uso sempre io. E allora ho detto, dico, vai, si va, dico, e Leo sta dormendo nel divano, ve lo faccio vedere. Lo vedete? Aspettate, ve l'avvicino. Non so se lo vedete. Non so se l'avete visto. Se dava da fare tutta la mattina e poverino è un po' demolita. La ieri niente, sai, l'ho portata al veterinario, gli ho preso, siccome c'ha sempre un pochino di questa diarrea, allora gli avevo fatto la cura per la diarrea, ora lo bevo se no mi si fredda, alla vostra e alla mia ragazze. Le mitofe, quant'è che non si beve un caffeino insieme, devo dire, Madonna quanto tempo, mi fa davvero, guarda, la gioia immensa essere qui come a vecchi tempi a prendere il caffè, mi sono lavata tutti i capellini, sono venuti tutti morbidosi, proprio come a vecchi tempi. Insomma nulla, volevo fare... ora si va da palo in frasca. Ieri l'ho portato dal veterinario. Allora, siccome c'ha questa, ancora c'ha un po' di diarrea, per un gattino piccolino così, perché è un gattino, un batuffolo di 2 kg, che poi mi ha fatto ridere il veterinario. Dio, è magrone, dico, poverino, dio, una simila, lei è magrone. Sciobet, mi fa il veterinario, siccome c'è confidenza, perché c'ho avuto il gatto e stavo tanto male, guarda, lui me l'ha salvato, insomma, Oreste, poverino, c'è parecchia confidenza con Fabio, con questo veterinario, e poi con le gattine, insomma, via via, ecco, ci si trova sempre con le gattine, quindi c'è confidenza. Dice Obet, dice, meno male, una simila, dice, un gattino di nemmeno 2 mesi, perché l'è nato il 18 di giugno, dice, e l'è piccolino, dice, ma lo vedi quanto è un batuffolino? A me mi sembra tanto secco, dico, non so, dice, ma come lo vuoi gatto? Dice, ma che ci fai? Vabbè, insomma, a parte questo. Insomma, nulla, mi ha fatto fare l'analisi della acchina, ho preso il barattolino in farmacia per fargli questo esame, e ora domani c'ho da chiamarlo, vediamo un attimo se è una cosa virale oppure è una cosa congenita, che cioè ci si può fare nulla, ce l'ha la diarrea, la acchina lenta e se la tiene, ecco. Allora, il caffeino l'abbiamo bevuto, ora si fuma una sigarettina intanto che si sciaba. E nulla, insomma, così mi ha fatto, lo portavo, gli ha fatto il vaccino, mi ha fatto il librino, ora ve lo faccio vedere. Allora, il librino delle vaccinazioni mi ha fatto, ma guardate come bambini, io
Ce l'ho anche di quell'altro, eccolo, bellino, vero? Il librino delle, dei gattini. Questo è, gli ha fatto questo vaccino, ora glielo devo ripetere il 5 di ottobre, glielo devo ripetere, vedete? Così. E poi nulla, c'ho da fargli questo esame, ora mi deve dare il, come si dice, il... Madonna mia, ora non mi vengono le parole, mi deve dare la risposta o domani o lunedì, mi ha detto. Dico, va bene Fabio, via. Dico, ora, o domani o lunedì lo chiamo, speriamo, ecco, che sia una cosa che si possa risolvere nel migliore dei modi e non ci sia bisogno di tante cose. E poi alla fine di dicembre lo faccio sterilizzare, mi topo e via. Allora, insomma, stamattina siamo andati con Lallo a fare la spesa e siccome io avevo da prendere delle cosine acqua e sapone, ho preso gli shampoo, quelli della Sunsilk, no? Quello lì viola e insomma, io uso sempre quello, così almeno uno me lo tengo qui a Badia e un altro me lo porto a Castellazzara e almeno sì, come si dice, quando c'ho da lavarmi i capelli là, perché la mia mamma e la mia nonna usano quelli della Hop e io non mi trovo bene con quelli. Vabbè, d'altra parte bisogna adattarsi, quando non siamo in casa nostra, io fino a giovedì sto là, dalla domenica ai giovedì sto là e quindi ogni 2 giorni mi lavo la testa e devo adattarmi ai prodotti che usano la mamma e la nonna. Non è che gli posso dire, oh, comprami qui, comprami là, mi dà due schiaffi, la mia nonna mi rigira. Vabbè, insomma, così. E poi ho preso la tinta nuovamente della Garniela Olia e mi trovo proprio benone, benone con quella. Proprio mi sono trovata bene l'altra volta, siccome non c'ha l'ammoniaca e con l'ammoniaca il capello si rovina, è inutile. Già la tinta hanno questo problema che rovinano un po' il capello, lo aprono tutto, no? L'ammoniaca apre per far entrare dentro il prodotto, apre le squame del capello per far assorbire dentro il prodotto, no? Funziona così, no? Insomma, si sa tutti che funziona così. E allora nulla ho detto, dico, sai che faccio? Dico, prendo questo senza ammoniaca, un domani che mi dovessi far castana, mi dovessi far bionda, così almeno va via piano piano la colorazione forte che c'avevo prima e non c'è bisogno di fare tante decolorazioni, insomma, ecco. E il capello non soffre, ora non perché io mi voglio far bionda, però domani non si sa mai quando sono vecchina, quel bastoncino mi voglio far bionda, oh ragazze, la bionda! Madonna che fischia, oggi l'ho coperta. Va bene, e nulla, ho preso anche questa tinta qui e poi mi sono fatta un bel regalone, ma il mio marito mi ha detto, ma sei scema 30 euro per tre ombretti, restavo un po' male e in effetti devo dare ragione, dico 30 euro per tre ombretti sono tanti. Allora, ora vi faccio vedere che ho preso. Oh, scusate l'interruzione, sono andata a mettermi due mollettine in questi capelli perché io con questa frangia che mi viene davanti agli occhi non ci posso stare. Insomma, stamattina vi dicevo, sono andata da acqua e sapone e mi sono fatta un bel regalone, 30 euro d'ombretti. Ho preso gli ombrettini della Vamp in crema. Allora, ho preso questo colore qui che è favoloso, il 201. Purity Seal si chiama, è questo verde, verde smeraldo così, vi fa lo swatch, guardate quanto è bello, aspettate, guardate che spettacolo che oddio, guardate quanto è bello. È lucido, è bellissimo, anche sfumato questo da solo, anche sopra gli occhi da solo, è proprio bello. Guardate quanto è lucido, mi piace un casino. E poi ho preso questi due colori che mi sono fatta stamattina. Ho preso il 301, che è questo azzurrino qua, sembrerebbe anche azzurro. È questo colorino qua, ve lo faccio vedere qui sulla mano, guardate quanto è bello, bello, vero? Mi piace un casino, proprio bello, questo è bello sia da solo, tutto sfumato, come si, che,
che è sfumato con un altro colore più scuro, magari fa la base chiara della palpebra mobile un pochino più intensa e poi sfumarlo piano piano fino a portarlo quasi all'argento. Scusate, ma ancora io ho questa influenza di raffreddore e tosse, mi vuole passare. E poi ho preso il numero 300, questo blu, che è blu come questa magliettina. Guardate quanto è bella anche questo. Ve lo faccio vedere qua su. Guardate che spettacolo, che è proprio, boh, mi fanno morire a me questi colori. Sono così euforica, contenta di averli comprati. Allora, scusate l'interruzione, ma mi è preso un attacco di tosse, altro po' muoio. Soffocata. Vabbè, allora, ragazze, molte persone mi hanno richiesto di far vedere cosa porto io in giro. Cioè, in giro, quando vado mi sposto da Badia a Castellazzara e viceversa, quando vado fuori, cosa porto dentro la mia pochettina dei trucchi. Allora, nella pochettina dei trucchi, cosa porto? Allora, ecco qua, ora fumo così mi finisco di intossicare e via. Madonna mia. Allora, porto pinzettine per le ciglia finte, mi porto due ricambi, perché di solito pulisco queste che ho, perché mi durano, ecco, la sera me le tolgo, le pulisco tutte e mi durano. Comunque, a volte si dovessero sciupare, mi porto il ricambio. Queste qua me l'ha mandata una ditta di Roma, che no, ora non mi ricordo il nome, magari ve lo scrivo nell'info box. Me l'ha mandata come campione omaggio da provare. Sono 10 confezioni e non c'è né marchio né niente. Mi trovo benissimo con queste perché hanno il, come si chiama, l'attaccatura fina fina e quindi si attaccano bene. Poi che cosa porto? Porto un paio di forbicine per accorciare le ciglia e poi porto due tipi di colla. Porto la Duo che uso sempre e poi uso anche questa qua che è resistente all'acqua. Allora, quando ho gli occhi che mi lacrimano in particolar modo, uso questa colla qua. Questa qui che è un pochino più, come si dice, rimane un pochino di più, capito? Perché questa, la Duo, può succedere se ti lacrima l'occhio, la ciglia finta ti salta, ecco. Poi che cosa c'ho? Poi c'ho vabbè, una cuffiettina per far la doccia se non mi voglio lavare i capelli, così. Delle mollettine per i capelli, perché se no io a volte mi lascio i capelli sciolti, però non ce la faccio. Poi c'ho uno shampoo, una bustina di shampoo, un'altra bustina di shampoo. C'avevo un sacco di queste cosine e purtroppo mi sono restata in casa di quel ragazzo, vabbè, che ci siamo lasciati, quindi mi sono restate tutte a casa sua e quindi non ce l'ho più tante. Allora, mi porto tutta la mia bustina di pennelli, che sono tantissimi, ora ve li faccio vedere, ma sono di Zoeva, della Fraulein e di Neve Cosmetics. Sono, ora non so se ve le posso far vedere tutti perché è un casino, mi casca ogni cosa. Sono vari pennelli, e, cioè si parte da quello più grosso della cipria, fondotinta minerale, insomma ci sono vari pennelli. Allora, senza di questi io non posso vivere, ecco. Cioè, sono, ora se mi riesce allora le tiro su, Allora, questi qui che ho in mano, che li uso di più, e poi c'è tutti questi altri, vabbè, non sono tanti, però sono quelli che adopero più di tutti e li tengo tutti nella sua confezione così richiudibile. E questi mi prendono anche abbastanza posto. Poi porto eventualmente per qualsiasi cosa, mi porto questa palettina che è della Fraulein, questa qua, non so se ora si vede, è della Fraulein e l'avevo già fatta vedere, c'è diversi ombretti dentro, quindi per qualsiasi cioè tonalità, qualsiasi cosa, c'ho questi qui, vedete? Allora, sono tre scomparti, sono più di 200
più di 200 colori, quindi voglio dire, sono sia lucidi che opachi, sia matte che shimmer, insomma. Vabbè, io dico lucidi e opachi, tanto ci si capisce uguale, insomma, ragazzi, o matte o shimmer, ora perché si vuole fare sofisticati. E poi c'è tutta la tonalità sul nude, sul marrone, come dico io, che, oddio, aspettate, che sennò qui fa un pasticcio bestiale. Ecco, c'è tutta la tonalità sul marrone, che è così. Quindi voglio dire, chi più ne ha più ne metta. Cioè, di solito, ecco, mi porto dietro tutta questa palettina qui, che è tutta chiusa, confezionata. Quando è chiusa così, insomma, è anche comoda, ecco. Poi c'ho, vabbè, questi tre ombrettini che mi sono comprata stamattina, sono restata proprio soddisfatta. Quando, infatti, il mio marito, Madonna, mi ha fatto, dice, ma te tu spendi 30 euro per gli ombretti? Dico, vabbè, dico, ma me la dai la mia nonna, i soldini, dico, proprio sono stanziati per questi ombretti, perché era tanto e li volevo, ecco, questi ombrettini. Poi che cosa c'ho? Poi c'ho un fondotinta. Questa è di Chicò, e una BB cream, dipende quello che mi voglio mettere. Oggi ho la BB cream. Poi ho come si chiama? La terra abbronzante della Deb per fare il contouring. Ho la cipria, questa della New York Color, e un correttore, un copriocchiaie, come lo chiamo io. Ho quest'altro illuminante di Kiko che si usa, cioè loro lo usano come correttore, a me non mi copre nulla, lo uso come illuminante sopra l'occhio, ecco. Poi mi sono portata anche la BB, la cipria BB, perché è un pochino più leggera della New York Color. Poi ho preso un come si chiama? Un eyeliner mi sono portata un blush, questo è di Kiko, è il numero 106, questa tonalità così mattone, e più c'ho un illuminante, perché non si sa mai se a volte la sera dovessi uscire, che mi piace, ecco, mettermi un illuminante. Ho portato anche un fondotinta di questi minerali, questo è della Neve Cosmetics, è Like Neutral, si chiama, che è un bel fondotinta bello coprente, come piace a me. Poi ho preso un mascara, questo qua è della Bionic, in farmacia si trova, un tamatite, un temperamatite per le matite. Ho qualche rossettino, ho preso questo della Glossy Box, che è un rosa antico, sì, insomma, un colore che va un po' su tutto. Poi mi sono presa i miei due ombre, sì, luce da labbra, e poi ecco, sono di quelli che un appiccicano, della Essence. Mi sono portata un primer, perché non si sa mai, a volte un top coat mascara, se a volte non metto le ciglia finte. Poi ho preso un eyeliner bianco, questo è di Deborah. Un eyeliner nero, che questo è di Pupa. Ho preso una polvere della MAC, questa qua, che posso usare sia come ombretto che come blush. E poi ho questa matita della Neve Cosmetics, che è un argento, e lo metto per illuminare qua all'interno occhio. E poi ho preso questo ombrettino qua della Bianconiglio, che è un ombretto cotto e è molto lucido. Questo qua ve lo faccio vedere, guardate quanto è lucido questo ombrettino, e serve per fare dei punti luce. Questo. Poi mi sono presa una matita per le sopracciglia, per ritoccarle un pochino, un rossetto rosso, perché non si sa mai, a volte fa comodo il rossetto rosso. Una matita bianca della New York Color, una matita viola di Chicot, che è ombretto. Poi ho questa matita pastello blu,
blu zaffiro della Neve Cosmetics, quest'altra azzurra di Kikoke alla 305, quest'azzurrino a bellino. E poi mi sono portato il rimasuglio bianco per fare la base di Kikoke, il numero 169. Eccole così. Ah, e poi ho anche questo mozzicone della NYX bianco. Lo scotch carta, se a volte voglio fare un trucco un po' particolare, metto qua sotto e mi viene precisissimo. Ecco cosa mi porto dietro io. Non è che porto dietro. Penso, ecco, le cose essenziali che servono un po' a tutti, non si sa mai, ecco, come vanno queste cose. A volte porto gli ombretti della Ricoh, però oggi non l'ho, cioè questi giorni non ho portati perché tanto dico che li porto a fare, dico tanto sono, cioè c'ho questa palettina della Fraulein che c'è tutti i colori, per cui le uguale. Va bene, via gioia, ho parlato abbastanza, vi ho fatto vedere anche la review delle cosine che ho comprato, ora mi metto a editare il video, mi metto a lavorare sul vlog, poi vi do l'indirizzo. Un bacione. Ciao belli. Guardate come dorme il mio pidocchino, guardate come dorme il mio passerottino, nel divano si è messo, gli ho messo questa copertina morbidosa e lui dorme, vedete, oh mamma come sogna, amore, che dolce sei te, l'angelo mio, vedete bellino, eccolo.